Esordio nel mondo della letteratura romanzata per Leopoldo Viscomi, 41enne soveratese trapiantato da diversi anni per lavoro a Roma, dove svolge l'attività di autore televisivo e conduttore radiofonico. Viscomi ha presentato nella biblioteca comunale di Catanzaro il suo libro La Zona Verde. Da sempre appassionato di thriller e di indagini a tutto campo, ha maturato la sua esperienza giallistica attraverso la scrittura di docu-reality sulle forze di polizia. Il libro scritto da Viscomi parla di un argomento di indiscutibile attualità, sia per noi calabresi che purtroppo ci viviamo a stretto contatto, ma anche per il resto della nazione che ormai lo conosce per le sue ramificazioni che è un po' dappertutto. Parliamo della forma di criminalità organizzata più forte al momento, ovvero l'andrangheta. Quest'oggi siamo nella bellissima biblioteca di Catanzaro per presentare il mio romanzo, che è un thriller poliziesco ambientato fra la Calabria, Roma e New York, e parla delle vicende di una squadra degli uomini della direzione investigativa antimafia di Roma, ma che indaga su un traffico di soldi illeciti. Spero che sia di vostro gradimento, avrò dei graditi ospiti che saranno qui con me a presentare questo romanzo insieme a tutti voi. Il protagonista è il maresciallo Antonio Lomanno, che è il capo della quinta sezione della DIA di Roma, che è il capo appunto dei suoi uomini, che cerca di contrastare i traffici illeciti della criminalità organizzata, in particolare l'andrangheta. Poi lavora con i colleghi del New York Police Department e con l'FBI. Per me è estremamente significativo e anche un onore essere qui stasera alla presentazione di questo evento culturale, alla presentazione del romanzo La Zona Verde di Leopoldo Viscomi. Un evento estremamente importante perché si parla di un autore calabrese che ormai, seppur trapiantato da molti anni a Roma per motivo dei lavori, però sono sicuro porta sempre con sé l'amore profondo di questa terra. E per amare la nostra terra non bisogna solo ed esclusivamente porre in essere le positività della Calabria con le sue bellezze naturali, con il suo grande sentimento di ospitalità e quant'altro. Si ama la propria terra anche e soprattutto quando si vogliono mettere in evidenza i suoi punti di criticità e i suoi drammi. E la criminalità organizzata, l'andrangheta nel particolare, è il dramma principale della nostra terra. Allora anche tramite questi momenti culturali, tramite anche le riflessioni che nascono dalla lettura di questo libro, secondo me si possono trovare quelle motivazioni che diceva Don Pino Puglisi, il beato Don Pino Puglisi: ognuno di noi faccia qualcosa per risolvere il problema. Allora io mi auguro che dopo la lettura di questo libro soprattutto i giovani possano trovare dentro di sé quel qualcosa da offrire anche loro alla causa di una vittoria sacrosanta per la regione Calabria, la sconfitta della 'ndrangheta. Questa presentazione è un'occasione importante perché ci dà la possibilità di conoscere un autore, un giovane autore calabrese, attraverso un libro che ritengo stimolante, di un genere che dagli anni 90 riscuote anche molto successo, qual è il genere giallo, e con tanti spunti anche di possibile riflessione, soprattutto in questa lotta contro il crimine organizzato, che è una realtà purtroppo presente nella nostra regione, con cui tutti noi dobbiamo fare i conti e di cui soprattutto i giovani, io parlo insomma da insegnante, devono essere sempre più consapevoli. Quindi abbiamo colto l'occasione per leggere questo libro e per interrogarci.